uno dei più importanti giuristi italiani, che è stato membro della Corte Costituzionale negli anni 60, che è Nicola Jäger, in un suo libro dedicato alla Bibbia e al diritto, sentite cosa scrive. La guerra di annientamento era imposta dall'istinto di conservazione come unico modo di prevenire il pericolo di sollevazioni incombente di continuo, anche per l'intensità dell'istinto di vendetta nei vinti e nei figli dei vinti. Ma guarda qua. Cioè li dovevano ammazzare preventivamente, perché altrimenti quelli prima o poi avrebbero avuto la insana voglia di vendicarsi. Perciò era rischioso risparmiare la vita anche alle donne e ai bambini. È un uomo di legge, giurista, membro della Corte Costituzionale. Era rischioso risparmiare la vita anche alle donne e ai bambini, sebbene li si ritenesse talvolta suscettibili di un'educazione capace di spegnere o almeno di affievolire quell'imperativo di coscienza che imponeva la vendetta di sangue. Cioè dice, talvolta magari si poteva pensare di riuscire ad educarli, no? Dopo che li hai ucciso i mariti e i padri, ma però dice, per sicurezza era meglio farli fuori. Ora, la missione del popolo di Israele, che consisteva nella conservazione e nella trasmissione della legge fino alla pienezza dei tempi, non esigeva soltanto la fedeltà a Dio, ma anche la conquista e la difesa delle condizioni di vita che erano presupposto. Cioè, siccome questi dovevano, fino alla pienezza dei tempi, portare all'umanità quel messaggio che con l'umanità non c'entra un tubo, facevano bene ad ammazzarli. Membro della Corte Costituzionale, hanno sterminato famiglie intere, ma facevano bene, perché altrimenti quelle, i bambini divenuti grandi, potevano anche decidere di vendicarsi. Era meglio farli fuori. Questo, cioè, arriviamo a questo punto della giustificazione della barbarie che c'è in quel libro. Ma c'è scritto qui nella Bibbia. Cioè non ho problemi di offendere Dio, perché non è Dio. Poi se è ancora vivo si incazzerà con me, pazienza. Potrebbe essere ancora vivo. La signora, una scrittrice che scrive, Biglino, il guru della massoneria e dell'anticristo. A me viene da dire che se l'anticristo ha bisogno di un guru come me, è proprio un povero Cristo. Siccome quando io ho iniziato anni fa a parlare dello Tselem come DNA, dicendo che Tselem deriva dalla radice Tzalam, che significa tagliato fuori, allora ci sono dei teologi, uno in particolare due, un cattolico e un evangelico, che non avevano mai sentito parlare di questa roba qui, ovviamente, allora si sono messi ovviamente a cercare di studiare per smentire, smontare. Allora uno in particolare, quello cattolico, mi ha detto, no, ma lì sì, è vero, Tzalam significa tagliare fuori, ma non nel senso di tirar via, ma nel senso di incidere in rilievo. Vabbè, disposti a inventare qualunque cosa. E la cosa curiosa è, siccome io citavo i dizionari, aveva scritto, ah, Biglino oltretutto non dice neppure in che pagina del dizionario si trova quel significato. Ora, io so che nei dizionari io cerco per ordine alfabetico, non per numero di pagina. Lui si vede che cerca per numero di pagina. Allora, per facilitarlo, visto che adesso si inventeranno, per facilitarlo, questo significato qui, quindi lo dico a questo teologo, nel dizionario di etimologia ebraica di Rav Matityahu Clark, fatto sulla base degli studi di Samson Raphael Hirsch, si trova pagina 224. Nel Brown Driver Briggs si trova pagina 869. Nel Klein, che è il dizionario di etimologia ebraica pubblicato dall'Università di Haifa, si trova pagina 562. Viviamo in un mondo dove la lettura della Bibbia, anche adesso il Papa dice no, leggete la Bibbia, intendendo soprattutto il Vangelo, perché adesso l'Antico Testamento lo stanno pian piano abbandonando perché sanno di non poterlo più sostenere,
E quindi si legano al Nuovo Testamento dicendo sì, va bene, ok, là, quel libro là, invece, no, invece il Nuovo Testamento è come il Vecchio. La differenza sostanziale è che non sta tanto nelle traduzioni, perché mentre nel Vecchio Testamento ci sono queste cose qui, nel Nuovo Testamento la differenza sostanziale sta nel cercare di capire che cosa hanno inventato quando l'hanno scritto. Che è cosa diversa. Gesù, Luca capitolo 8, li seguivano con loro donne, tipo per esempio Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre. Esse li servivano con i loro beni. Cioè Gesù era mantenuto da donne. È scritto qui. Sai la Bibbia di famiglia cristiana? Non è che fosse una colpa. Ma se noi giudichiamo in un certo modo i guru attuali, non c'è differenza. È scritto qui. D'altra parte, nei due o tre anni, a seconda se si legge il Vangelo di Giovanni, sembra che sia un anno solo. Se si leggono gli altri tre Vangeli, sembra che sia tre anni di predicazione. Non ha fatto un giorno di lavoro. E allora non c'era sussidio di disoccupazione. O lavoravi o non mangiavi. Oppure avevi qualcuno che ti dava i soldi per mangiare. E lì c'è scritto chi è che gli dava i soldi per mangiare. Non c'è bisogno di inventare nulla. È scritto lì. E se ciò che è scritto qui è vero, è vero. Io faccio finta che sia vero, quindi faccio finta che sia vero tutto. Compreso questo. Che è logico. È logico. Ci sta con tutto il resto. Era un guru molto carismatico. Essendo un rabbi predicatore giudeo-messianista, doveva sicuramente essere sposato, perché un rabbi non sposato non poteva esistere. Il racconto delle nozze di Cana, con ogni probabilità, è il racconto del suo matrimonio, non di un altro. Tant'è che lui si preoccupa, suggerito dalla madre, di far avere il vino. Anche se poi ci viene raccontato come se lui avesse fatto un miracolo per conto di un altro. Quando la Maddalena si scioglie i capelli per ungergli i piedi, è un gesto per il quale nel mondo giudaico sarebbe stata lapidata sul posto se non fosse stata sua moglie. Perché nessuna donna poteva sciogliersi i capelli di fronte a un maschio che non fosse suo marito. Perché i capelli sono la nudità di una donna. Erano, adesso ovviamente per fortuna, per la cultura ebraica. E l'olio che lei ha usato per ungerlo è il classico olio che veniva per le unzioni regali, cioè lo unge come re di Israele, lui di fatti poi viene condannato per motivi politici, veniva usato per le unzioni regali. Tra l'altro questo olio in origine aveva un significato preciso ed era sempre la moglie che ungeva lo sposo. Quell'olio aveva il compito preciso di facilitare la penetrazione sessuale. Quindi ci sono tutta una serie di cose che vanno riviste. Vanno riviste perché sono scritte diversamente da come ci vengono raccontate e lette per come sono scritte sono logiche. Cioè sono conseguenziali, hanno senso. Altrimenti non ha senso ciò che ci viene, invece ciò che ci viene raccontato non ha senso se è riferito ai testi. Non ha senso. Tant'è che spesso la Bibbia ci viene raccontata come se la Bibbia non ci fosse. È per questo che bisogna leggerla. La Bibbia, oltretutto, oltre ad essere un libro di cui, come ho già spiegato molte volte, non mi voglio ripetere, non sappiamo nulla, non sappiamo neanche chi l'ha scritta. Lo diceva prima anche... Cioè, non è che i Vangeli l'hanno scritti Marco, Matteo, Luca e Giovanni, togliamocelo dalla testa. Nessuno sa chi l'ha scritto, nessuno. Quindi, non sappiamo chi l'ha scritta, non sappiamo come fosse scritta in origine, non sappiamo come fosse letta in origine. Viene predicata, nel 90% dei casi, da persone, quindi papi, vescovi, cardinali, vescovi, sacerdoti, teologi,
che non conoscono la lingua nella quale è stata scritta. E quindi la predicano sulla base di traduzioni. Le traduzioni cambiano continuamente. Poi viene creduta assolutamente vera da 1,5 miliardi di persone che non l'ha mai letta. Questo è il cristianesimo. Se io tolgo cristianesimo e ci metto una setta di 300 persone con un guru che predica sulla base di un libro di cui non si sa nulla, che ha 15-20 ministri che lo aiutano a diffondere le sue idee senza conoscere la lingua nella quale è stato scritto quel libro, e che ha 250 persone che lo seguono ciecamente senza mai aver letto quel libro, che cosa pensiamo di quella setta? Non ditelo a me, non mi interessa, ma tutto quel che pensate di quella setta attribuitelo al cristianesimo, perché è la stessa cosa. Non c'è nessuna differenza. Perché se la gente leggesse la Bibbia, oggi che c'è il Papa in Duomo, non so da che parte è, fa niente, dovrebbe fare come qualche volta si fa nelle mie conferenze, in Liguria, a Bologna, in Puglia, si entra con la Bibbia e si urla. Perché dovrebbero andare lì, mentre c'è lui, e dire: perché voi con queste vostre costruzioni bestemmiate contro gli ordini di Dio? Via tutte le statue che ci sono qui dentro, via tutti i quadri che ci sono qui dentro, via tutte le rappresentazioni che ci sono qui dentro, perché il vostro Dio Padre ha dato un ordine preciso: non vi farete mai alcuna rappresentazione e non vi inginocchierete mai di fronte a qualunque rappresentazione. Quell'ordine non l'ha mai revocato. Ogni chiesa è una bestemmia contro gli ordini di Dio. Per fortuna non è Dio, ma per loro sì. E visto che sì, li ubbidiscano. Quindi dovrebbero entrare in Duomo e urlare, dire via tutto. Qui state bestemmiando contro gli ordini di Dio. Ma non lo fanno. Però quelli che lo fanno nelle mie conferenze, le rendono movimentate, divertenti, se fossero coerenti dovrebbero farlo anche nelle chiese. Solo che vengono a urlare nelle mie conferenze, perché? Perché pigliano quei 2 o 3 versetti che sentono leggere nelle chiese e sulla base di quelli vengono a urlare. No, leggetela tutta per cortesia. Non vendicarti e non serbare rancore contro i figli del tuo popolo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Fantastico. Questa è vera. Ok? Nessuno di loro si sogna di dire che questa è allegoria. Capitolo 20. Chiunque maltratterà suo padre e sua madre sia messo a morte. Chiunque commette un adulterio con una donna sposata, come chiunque commette adulterio con la donna del suo prossimo, l'adultero e l'adultera siano messi a morte. Se uno ha avuto rapporti con la nuora, siano messi a morte entrambi. Chi si accoppia con una bestia deve morire, e anche la bestia deve essere uccisa. Allora, ama il tuo prossimo come te stesso, è vero, questa è allegoria. Allora, un anno fa ero qui con i, ve lo ricordate? 600 persone, c'erano qui 4 teologi, dove sono venute fuori le cose che su Dio non c'è nessuna certezza. Nella Bibbia non esiste il verbo che indica creare, nella Bibbia non c'è il concetto onnipotente, nella Bibbia non c'è il concetto di eternità, nella Bibbia non c'è il peccato originale, detto da loro, seduti qui. Tra l'altro quello è scaricabile gratuitamente, un libro di 123 pagine sul sito di Uno Editori, quindi ve lo scaricate e ve lo regalate, è un bel libro di 123 pagine, ve lo leggete tutto. Io vi giuro che in certi momenti, mentre ero seduto qui, perché il tavolo era qui, vero? Sì. Ero seduto qui e mi chiedevo: ma che cavolo ci sto a fare io qui? Posso smettere? Posso smettere? Ah, ama il tuo prossimo come te stesso, dunque... Vogliamo capire che cos'è il prossimo per la Bibbia? Capiamo. Andiamo nel libro del Deuteronomio, dove si parla del sistema finanziario che ancora ci governa. Perché è quello che è scritto nella Bibbia. Allora, voi, dice lui e i suoi, non vi farete mai prestare denaro dalle nazioni, ma voi presterete denaro alle nazioni, perché chi presta denaro è padrone, chi riceve denaro in prestito è schiavo. Perfettamente. Grazie. Allora,
Queste sono le norme che riguardano la remissione. La remissione vuol dire che nell'anno del giubileo, cosa che poi però non hanno mai applicato, cioè se io ti presto dei soldi, questi tu mi paghi o me li restituisci, ma all'anno del giubileo scompaiono tutti i debiti, cosa che ovviamente non hanno mai fatto. Ma allora, ascoltate questo. Ogni creditore rimetta quanto ha prestato al suo prossimo. E di nuovo uno dice, benissimo, ma che bravi. Non lo riscuota dal suo prossimo, né dal suo fratello. Tu potrai esigere il tuo credito dallo straniero, ma dal tuo fratello al tuo prossimo condonerai. Avete capito? Il prossimo nella Bibbia è il tuo vicino di tenda, il tuo vicino di abitazione, quello che appartiene alla tua tribù. Agli altri spilli tutto il denaro che vuoi. Il prossimo nella Bibbia è quella roba lì. Quindi quando ci leggono il versetto ama il prossimo tuo come te stesso, lo vedete che l'ha detto Dio? Sì, certo. Poi però andiamo a vedere nella Bibbia chi è il prossimo. Non desiderare la donna del prossimo tuo. Leggete nella Bibbia che cosa bisognava fare delle donne degli altri. Non desiderare la roba del prossimo tuo. Andate a vedere nella Bibbia che cosa bisognava fare della roba degli altri. Se vogliamo riconoscere un merito alla Chiesa è stato quello di aver esteso questo concetto di prossimo. Ma non c'entra niente con quello che c'è scritto nella Bibbia. Questo qui non si occupava dell'umanità, questo qui si occupava della famiglia che gli era stata assegnata. Della famiglia, non degli ebrei, è stato detto. Non degli ebrei, della famiglia di Israele. Perché gli altri ebrei, cugini primi, ripeto, cugini primi, andavano sterminati. Lui è il primo storicamente documentato antisemita della storia. Non ha fatto altro che dare ordini di sterminare i parenti prossimi della famiglia che gli era stata assegnata, la famiglia di Giacobbe, che come secondo nome si chiamerà Israele. E Giacobbe aveva un fratello gemello che era Esaù, e da lui dipendevano gli Amalechiti e gli Edomiti. Cosa bisognava fare degli Amalechiti e gli Edomiti? Sterminarli. Quando Yahweh dà ordine a Saul, c'è qui una persona che si chiama Saul ma non è colpevole, di sterminare gli Amalechiti, sapete cosa fa Saul? Stermina gli Amalechiti, e in questo è un uomo giusto. Poi però commette un errore, lascia in vita il re degli Amalechiti. E Giuseppe Flavio anche ci dice che l'ha lasciato in vita perché era un maschio bello. Sapete cosa succede? Che Yahweh interviene e gli dice: tu non sei un uomo giusto perché hai lasciato in vita quello lì, io ti tolgo il regno. Quindi Saul perde il regno perché ha salvato la vita a una persona, non perché ne ha sterminate decine di migliaia. Questa è la morale di quel signore lì, che per fortuna non è Dio. Per fortuna non è Dio. La Bibbia è il racconto di come gli israeliti, comandati da lui, hanno cercato, tutte le volte che gli era possibile, di eliminare tutti quelli che stavano nei territori che interessavano a loro. Qualche volta è riuscito, qualche volta no, perché anche lui, prima Stefania ci ha fatto vedere la grande Israele, no? Avete visto, vi ricordate la cartina geografica? Bene, quella grande Israele lì, se voi andate su certi siti dei soldati israeliani, è ancora disegnata così. E loro aspettano ancora di avere la grande Israele. E dicono che chi abita in quei territori, dal Nilo all'Eufrate, sono usurpatori. Lo scrivono nei loro siti. Perché? Perché per loro è l'alleanza. A noi dell'alleanza non frega un tubo, perché Yahweh era il loro comandante, finito, quindi chi se ne frega. Invece per loro è importante. Ma lo capisco che per loro sia importante. Ma bisogna anche capire che per gli altri non è importante. Non è un dato assoluto, è un dato relativo. Cioè loro hanno avuto un'alleanza con uno e loro dicono, se noi rispettiamo la nostra parte di alleanza, lui rispetterà prima o poi la sua. E la sua è quel disegno con i confini rossi che avete visto. È scritto nella Bibbia, vi darò tutta la terra, dal Nilo, dal fiume d'Egitto al grande fiume. Non ce l'ha mai fatta. Ce l'ha mai fatta. Alessandro, in 11 anni, è andato dalla Macedonia all'India fino all'Egitto e ha conquistato tutto.
lui non ce l'ha fatta, gli ha dato dei pezzettini di terra in terra di Canaan. Gli ha dato, c'è una parola grossa. Giosuè 13. Giosuè è quello che è succeduto a Mosè nel comando. Intanto Giosuè si era fatto vecchio ed era avanzato negli anni. Perciò Yahweh gli disse: tu sei diventato vecchio e avanzato negli anni, e il paese è rimasto ancora in gran parte da conquistare. Cioè Giosuè, ci vogliamo dare una mossa. E gli fa l'elenco di tutti i territori ancora da conquistare. Cioè voi pensate, Dio che promette la terra ai suoi, poi passa il tempo, loro non riescono a conquistarla, e lui dice: ma ragazzi, ci vogliamo dare una mossa. Io mi immagino la situazione inversa. Loro che dicono a lui: caro Dio, ce l'hai promessa da quel Dio, ti vuoi dare una mossa, visto che tu sei Dio? Mi viene in mente una battuta che c'è nella trasmissione Sai 1-0, uno dei personaggi. Cioè mi viene in mente Giosuè che guarda Yahweh e gli dice: grande capo, e sti cazzi. Sapete, c'è un personaggio che si chiama così, grande capo e sti cazzi, per questo non ho aggiunto nulla. Allora, cioè, capite, questa è la situazione. Per cui noi ci troviamo di fronte a dei racconti che travisano completamente, e quando fa comodo si dice che è letterale, cioè ama il prossimo tuo come te stesso, è letterale. Ed è vero che è letterale, perché io faccio finta che sia letterale tutto, non soltanto le parti che mi convengono, come sono obbligati a fare loro, obbligati. Ma allora poi vado a vedere che cos'è il prossimo all'interno della Bibbia, e il prossimo è il tuo vicino di tenda. Quindi ama lui, tra di voi non vi dovete ammazzare, tra di voi gli altri sterminiamoli tutti quando possiamo, e quando si trovano nei territori in cui noi vogliamo andare. Quando leggerete il libro di Giosuè, il libro dei giudici eccetera, troverete che a un certo punto alla tribù di Dan era stato dato, secondo loro, un territorio troppo piccolo. Allora loro, mentre si spostano, trovano una cittadina che si chiama Lais, e lì nella Bibbia, il racconto c'è due volte, c'è scritto che gli abitanti di Lais vivevano pacifici, tranquilli, e anche perché, come dire, i loro supporti più importanti erano un po' lontani, quindi facevano la loro vita tranquilla. Che cosa hanno fatto quelli della tribù di Dan? Li hanno sterminati tutti per mettersi al loro posto, tanto quelli erano pacifici. Ma credete che Dio li abbia... no, andava benissimo così. E li hanno sterminati tutti semplicemente per il fatto che ha detto: ma a noi è stato dato un territorio troppo piccolo, ce ne serve uno più grosso, cosa possiamo fare? Ma quelli lì sono lì che non fa niente a nessuno, non si ribellano neanche, ammazziamoli, no? Ma cosa c'è lì? Monsignor Rabasi nei suoi libri Mondadori scrive: le uccisioni configurano l'opera divina per l'eliminazione del male, come se questo fosse un essere in carne ed ossa personificato nei nemici. È una espressione della paziente e lunga educazione di Dio nei confronti della durezza di cuore indurito dell'uomo. Cioè ci vuole un coraggio, ma ci vuole un coraggio. Un esegeta evangelico, che scrive costantemente contro di me, scrive che quando nella Bibbia, come ci ha ricordato Stefania, Esodo 15, c'è scritto che Yahweh è Ishmilchama, cioè è un uomo di guerra, cioè un guerriero, lui fa tutta una lunga disamina per dire che in realtà quella è soltanto un'allegoria, per dire che lui teneva sotto controllo tutto. Cioè, quindi pensate, Gandhi, no? Che per un po' di anni ha tenuto sotto controllo tutta la situazione nei confronti dell'Inghilterra, fino insomma, arrivare al risultato che ha ottenuto, come se uno scrivesse la vita di Gandhi come di uno che ordinava assassini, ordinava stermini, genocidi, femminicidi, infanticidi selettivi, no, ma è solo un'allegoria per dire che era un pacifista. Uno dei più importanti giuristi italiani, che è stato membro della Corte Costituzionale negli anni 60,
che è Nicola Jäger, in un suo libro dedicato alla Bibbia e al diritto, sentite cosa scrive. Allora, noi abbiamo Ravasi che dice l'educe no, è soltanto la personificazione. L'evangelico che dice no, è soltanto allegoria per dire che va tutto sotto controllo. L'ebreo che dice no, ma quella lì è un'invenzione dei cristiani, tutte balle. Poi abbiamo l'uomo di legge, giurista, credente, ma innanzitutto un uomo di legge, e che quindi esamina la cosa alla luce dei fatti. E lui dice chiaramente, quelle cose lì le hanno fatte, e le hanno fatte e come? Poi lui, da uomo di legge, credente, indossa la toga dell'avvocato difensore e scrive: la guerra di annientamento era imposta dall'istinto di conservazione come unico modo di prevenire il pericolo di sollevazioni incombente di continuo, anche per l'intensità dell'istinto di vendetta nei vinti e nei figli dei vinti. Ma guarda un po'. Cioè, li dovevano ammazzare preventivamente, perché altrimenti quelli prima o poi avrebbero avuto la insana voglia di vendicarsi. Perciò era rischioso risparmiare la vita anche alle donne e ai bambini. È un uomo di legge, giurista, membro della Corte Costituzionale. Era rischioso risparmiare la vita anche alle donne e ai bambini, sebbene li si ritenesse talvolta suscettibili di un'educazione capace di spegnere o almeno di affievolire quell'imperativo di coscienza che imponeva la vendetta di sangue. Cioè, dice, talvolta magari si poteva pensare di riuscire ad educarli, no? Dopo che gli hai ucciso i mariti e i padri, ma però dice, per sicurezza era meglio farli fuori. Ora, la missione del popolo di Israele, che consisteva nella conservazione e nella trasmissione della legge fino alla pienezza dei tempi, non esigeva soltanto la fedeltà a Dio, ma anche la conquista e la difesa delle condizioni di vita che erano presupposto. Cioè, siccome questi dovevano, fino alla pienezza dei tempi, portare all'umanità quel messaggio che con l'umanità non c'entra un tubo, facevano bene ad ammazzarli. Membro della Corte Costituzionale.